Istituto Autonomo Case Popolari. Nel 2012 la Guardia di Finanza piazza delle telecamere nascoste che riprendono l'ingresso al lavoro dei dipendenti. E guardate un po' cosa scoprono. Ecco un dipendente che timbra per sé e per altri due colleghi. Ma non è il solo. Veggiare per più persone è un vero e proprio vizio. Lo fanno praticamente tutti. Come questa generosa signora, che in rapida sequenza ne timbra uno, due, tre. Questo dipendente con una piroetta sembra l'unico a timbrare solo per sé. Ma quando gli altri si allontanano, ecco che striscia un altro cartellino. E c'è pure chi, dopo aver timbrato, se ne va tranquillamente a fare un po' di shopping mattutino o una bella colazione. La cosa incredibile è che dei 78 condannati, solo 4 sono stati licenziati, altri 4 sono andati in pensione e ben 70 sono rimasti tranquillamente a lavorare all'istituto. Ho già scontato abbondantemente. Avevi avuto una sospensione? Sì. Questo dipendente afferma di aver già pagato per i suoi errori, ma intanto lui, con gli altri 69 colleghi, è rimasto dov'era. Avete capito? I 70 dipendenti condannati stanno tutti ancora al loro posto. Lei è una dipendente? Come no? Posso farle solo una domanda? Soltanto una domanda su cosa ne pensa di questo caso delle condanne ai dipendenti. Un commento sulle condanne che sono state date dal Tribunale di Messina ai dipendenti? L'ho già risposto, non intendo rilasciare interviste. 70 dipendenti su 80 condannati. Lei è fra quelli? Certo. È fra quelli condannati. Quanto le contestano? 5 ore in tutto. 5 ore in cui che cosa ha fatto? Si è preso un caffè? Sì. Senza timbrare l'uscita, giusto? Sì. Fessi, ci siamo fatti fregare. Da chi vi siete fatti fregare? Ci siamo fatti fregare, non andava fatto, non si fa. Vi siete fregati voi stessi, mi Infatti. Scusi. Io ho la mia coscienza, è perfettamente a posto, quindi faccio il mio lavoro, per cui... Perché voi qua siete produttivi. Io ritengo di sì attraverso gli atti, non perché lo dico così o a giustificazione. Che vedere le immagini. Se lo guardo io. Dei dirigenti che uscivano con dei impiegati. Gli stessi dirigenti che vi hanno denunciato, tra l'altro. O dei dirigenti che erano lì e vedevano entrare e uscire, o non c'è neanche un ricordo.